Namaste, sono Istabrave e benvenuti al sesto episodio del pre-tutorial su Dwarf Fortress. Ci stiamo sempre più addentrando nel micro e dopo l'universo e il mondo di F, partiamo col gruppo di F con l'inizio della partita. Elenbark, questa parola molto importante perché è la base della nostra spedizione. Ed eccoci qua, come al solito, nella schermata iniziale, per fare una guida passo passo. Facciamo Start Plane, scegliamo il nostro mondo che abbiamo generato. In questo caso ne ho generato uno apposta con la mia copia di backup e premiamo su Dwarf Fortress, così comincio a spiegarvi un po' come funziona l'embark. Il gioco comincia a caricare e se avete un mondo abbastanza grande, lo fa con tutti, anche con quelli piccoli, ma magari ci mette troppo poco tempo, quindi vi perdete questa schermata, vi mostra il calendario dell'anno. Siamo nel 250, partiamo col mese di granito, che sarebbe marzo, perché è il primo mese di primavera. Ci sono tre mesi di primavera, poi estate, autunno, inverno, con dei nomi un po' particolari, ognuno da 28 giorni. Questo è l'anno in Dwarf Fortress. Questa è una schermata molto importante perché in questa schermata scegliamo dove piazzare la nostra fortezza, dove la vogliamo all'interno del mondo. La schermata si divide così, ci sono tre mappe, come potete vedere. Una mappa del mondo, che è questa qua, dove c'è tutto il mondo, è un po' strecciata in verticale rispetto a quella quadrata che avete imparato a conoscere nello scorso episodio, però è, insomma, esplicativa, ci mostra la regione qua sotto, la zona desertica centrale sull'equatore, sopra e sotto ci sono i poli, eccetera eccetera. Questa invece è la mappa della regione, che è la mappa che abbiamo visto quando abbiamo generato il mondo, e ognuna di queste caselle è una zona 16x16 che è rappresentata nella mappa locale che vedete qui. Sto usando il mouse perché in questo caso si può usare il mouse, e vedete quest'area 4x4 grigia, questa è l'area dove andiamo a piazzare la nostra fortezza. Ovviamente non viene costruita, ma è l'area di gioco in sostanza. Questa è 4x4 di default, ma se avete il comando per il mouse, che vedete qua sotto scritto in viola, se premete S potete poi decidere di con M di abilitare e disabilitare questa funzione, così come tanto altro. Avete la possibilità di ingrandire o rimpicciolire l'area di gioco, potete farla quadrata, potete farla rettangolare, potete farla 16x16, cosa che terrò adesso, ma solo per farvi vedere, perché se non si vede tutto grigio e non mi piace tanto, ma così almeno riuscite a vedere che qua siamo in montagna, che questo è un fiume ed è blu e questa è una foresta ed è verde. Se giocate un'area 16x16 sappiate, vi avverto, che per caricare una qualsiasi mappa ci mette minimo 10 minuti, e questo è con il mio computer, che è un computer comunque con una certa potenza. Tenete conto che carica una partita in cui non c'è ancora costruito niente e ci mette 10 minuti, quindi quello che vi consiglio di fare è giocare piuttosto con già un'area 4x4 che è molto grande, è già molto grande per poter costruire un sacco di roba. Ma ritorniamo sulla nostra 16x16 per poter illustrare. Dopo le tre mappe c'è anche la colonna con le informazioni, quindi mi viene detto nella tua area di gioco, che sta sulla torre del braiding, dell'intrecciare, la torre dell'intrecciare, che è questa catena montuosa a quanto pare, o questa montagna. Siamo in un bioma montano, appunto, il clima è temperato, non ci sono alberi, c'è della vegetazione moderata, c'è un po' di fauna locale qua in giro. Ed Tulliton è una fortezza nanica che queste quattro caselle qua mi mostra. Infatti se io premo con la freccina su mi mostra effettivamente il lato, e se premo destra mi mostra l'altra parte. Questa è una fortezza che esiste, ma se andiamo ad esempio qua non c'è più, appunto, questa situazione, non c'è una fortezza, non è inquadrata una fortezza. In questo caso siamo nella foresta speciale, che è una foresta di conifere temperata, molto con un sacco di foresta, molto fitta come foresta, e c'è della fauna locale, oltre al fatto che c'è un ruscello che si chiama The Grooved Trades, che è questa, a quanto pare un fiume per gli scambi, una conca per gli scambi, sembra una cosa del genere, questo fiumiciattolo, insomma, che vedete qua. Inoltre qua sotto invece ci dice altre caratteristiche. In questo caso mi dice che c'è poca terra, che ci sono dei metalli quasi in superficie, che ci sono dei metalli molto sottoterra, e che ci sono dei layer di flagstone. La flagstone è molto importante per l'industria siderurgica. Il flagstone sono le
alcune pietre metamorfiche, se non mi ricordo male, che servono appunto per creare l'acciaio, per creare alcune delle leghe. Se avete seguito anche Terra Firma Craft, c'è molto di Terra Firma Craft, di Terra Firma Craft, è una mod per Minecraft che richiama ancora di più Dwarf Fortress, perché appunto c'è molto di geologia dentro. Muovendosi con le freccette vedete che mi sposto di una casella alla volta sulla mappa regionale, mentre mi sposto un po' più lentamente sulla mappa del mondo, perché ovviamente è zoomata indietro, e qua mi posso cercare quello che voglio. Man mano che andiamo in giro vedete che mi dice i vari nomi, c'è della savana, c'è della sabbia qua in giro, ci sono degli acquiferi e così via. Quello che potete fare è a questo punto scegliere una posizione cercandovela, oppure premere la R maiuscola per fare reclaim. Reclaim è una cosa molto interessante perché ci sono alcune fortezze che sono abbandonate, e qua vi dà l'elenco di tutte le fortezze abbandonate che stanno in giro per il mondo, e potete decidere di ricominciare da capo con una di queste, quindi prendere una cosa che già esiste oppure ve la costruite da zero. Ma come facciamo a trovare l'area? Per trovare l'area ci viene in aiuto la lettera F, che ci apre questo Find Desired Location. Qua potete inserire i parametri che volete, potete dire la dimensione massima in X e in Y dell'area che volete, quindi 4x4 è standard, quindi vuol dire che nella ricerca può trovarvi anche dei 2x2, dei 3x3 o dei 4x3 e così via, e potete decidere tutti questi parametri qua. Di solito fauna locale io metto che non mi interessa, può essercene come non essercene, così come level. Questa è l'elevazione, quindi se vogliamo stare in montagna oppure vicino al mare. La temperatura, se vogliamo una temperatura, se vogliamo fare qualcosa vicino ai ghiacci oppure vicino al deserto o quello che vogliamo. Mettiamo pure abbastanza libero. NA vuol dire che va bene tutto in sostanza. Rain, quindi se vogliamo un'area molto secca o molto umida. Drainage di solito è legato all'inclinazione dei pendii, quindi se vogliamo una pianura oppure vogliamo una vallata con l'acqua che scorre molto velocemente. La flagstone è quello che dicevo prima, possiamo decidere di non volerla o di volerla, oppure a me va bene uguale. Di solito qua metto sì. Gli acquiferi è un modo difficile di giocare, perché gli acquiferi sono fiumi sotterranei, quindi immaginatevi che se scavate potete trovare dell'acqua e l'acqua vi inonda tutto quanto, quindi è molto difficile giocare con una cosa del genere. Io di solito lascio NA perché mi piace un po' la sorpresa, magari scavo nel posto sbagliato ed è un casino, però mi piace stare vicino almeno a un fiume superficiale in modo da poter costruire ponti o cose di questo tipo. Shallow e Deep Metal è appunto metalli superficiali e metalli profondi, qua di solito si mette multiple se ne vogliamo tanti. Questo è il terreno, se ne vogliamo poco, se ne vogliamo molto poco o se ne vogliamo profondo. Qua mi va bene uguale, ma la cosa che mi piace avere a me è l'argilla. Quindi questi sono i parametri, diciamo, che metto io. Premendo Enter comincio a fare la ricerca. E vedete adesso che la nostra mappa si sta colorando di X rosse e X verdi. E appunto si vede anche poi nella mappa regionale. Mi dice quali di queste X... nelle X verdi ovviamente sono zone dove si può, ci sono queste caratteristiche, nelle X rosse dove non ci sono queste caratteristiche. Alcuni di questi punti, ad esempio in mezzo al mare o dove ci sono altre fortezze, non vengono valutati appunto perché non si può costruire troppo vicino a un'altra fortezza. E quindi vediamo un po' che cosa succede, ci mette veramente poco come potete vedere. Ok, arrivati a questo punto vedete che ha lampeggiato per un pochino, adesso sta lampeggiando più veloce, ha tolto tutte quante le X rosse e c'è appunto un sacco di zone che hanno queste caratteristiche in questo caso, perché siamo nelle cose standard insomma. E adesso se andiamo in giro col nostro cursore, prima bisogna fare ESC perché eravamo nella ricerca, adesso posso muovermi. Vedete che il mio cursore lo posso, beh qua sono i ghiacci quindi ovviamente non c'è niente, ma se vedete adesso nella nostra zona locale questo 4x4 comincia a spostarsi e a piazzarsi in ciascuna di queste tile che ha, dove c'è la zona che voglio io. Quindi ad esempio qua c'è il fiume, qua c'è il fiume, qua c'è il fiume, qua non c'è il fiume però c'è l'acquifero e quindi va bene lo stesso. E quindi insomma comincia a segnarmi tutte le zone possibili. A questo punto non serve nient'altro che premere la E quando ho deciso
la zona che voglio. E ad esempio io scelgo di stare qua, siamo in mezzo comunque ai goblin, ma giusto per spiegarvelo, come potete vedere c'è l'area 4x4 col fiume che ci passa in mezzo, c'è un po' di foresta e se vediamo siamo nella palude Even, nella palude Pari. Ci mostrano anche, se premiamo F1 vediamo un tipo di bioma che è appunto la palude, mentre nel bioma 2 è un'altra palude, ma è una palude un pochino diversa. Sì, esatto, una è una palude mentre uno è un marsh, che è una palude di un altro tipo in sostanza. Ma se andiamo a vedere anche il resto, se premiamo F2 di nuovo si disattiva? No, dopo vedremo se possiamo fare qualcos'altro. Siamo in una zona abbastanza mite, con delle foreste, quindi c'è un po' di materiale diciamo iniziale, e appunto c'è anche uno stream appunto, è un fiume che si chiama, lì c'è scritto il nome diciamo accorciato, poi vedremo effettivamente come si chiama: Shallow Clay, Very Deep Soil, Aquifer e metalli e flagstone, insomma tutto quello che vogliamo. Premiamo la lettera E. Qua mi viene detto, sei in un'area con un acquifero, ti va bene lo stesso perché è un po' difficile ottenere pietra quando ci sono gli acquiferi. Perché appunto gli acquiferi vuol dire che c'è la terra vicino all'acquifero, non la pietra. Ma possiamo dire lo stesso. Stessa cosa se noi ingrandiamo la cosa con la dimensione con UEK, può essere fatto, vedete nei comandi sotto, e mi dà altri avvertimenti. Mi dice, guarda che stai facendo un'area troppo grande, se fai un'area troppo grande potresti avere del lag, quindi stai attento. Ma comunque ripiazziamoci pure la nostra area, che ovviamente dopo che abbiamo fatto la ricerca possiamo comunque personalizzare come avete visto, e premiamo enter. A questo punto c'è questa schermata, e questa è un'altra bella schermata perché a questo punto abbiamo scelto dove andare, dobbiamo scegliere con cosa andare e con chi andare, e quindi qua potete scegliere diverse cose. Una è play now, la prima opzione che avete, semplicemente cliccando saltate praticamente questo passaggio e vi vengono dati i 7 nani iniziali, perché sono sempre 7 nani, con caratteristiche standard e equipaggiamento standard. Questo standard è appunto una cosa fissa che se volete approfondire lo trovate sulla wiki. Poi c'è prepare your journey carefully, che è la seconda opzione, ovvero scegliere le singole cose di ogni singolo nano, tutto quello che vi portate dietro, perché, per come, per cosa. Oppure ci sono le cose prefatte, qua c'è una serie di cose che vengono fuori proprio perché avete installato il gioco con se non sbaglio queste sono parte dello starter pack, ma non le ho aggiunte io sicuramente, queste sono, se avete il gioco ci sono, e appunto alcune sono state fatte dalle persone, qua c'è scritto alcune cose. Io di solito uso il Nebulatron perché mi sono trovato sempre bene con questo, ma appunto ci sono anche delle cose più facili o più difficili a seconda della cosa che volete fare, della preparazione che volete fare. Oppure ovviamente qua c'è spazio per tutto quanto il gioco di ruolo. Volete fare un gruppo di 7 paladini con le asce che vanno in giro per fare determinate cose? Bene, potete farlo. Sappiate però che se non avete qualcuno che cucina, morite dopo 2 secondi. Infatti, questi sono fatti più che altro per sopravvivere. Se noi facciamo prepare for the journey carefully, in questo caso ci sono 2 schermate. Prima schermata, questa è la schermata dei nani, i nostri 7 nani vengono generati a caso, questi li possiamo nominare, personalizzare, ma questo sarà oggetto di un altro episodio perché c'è Dwarf Therapist per queste cose un pochino più complesse da vedere insomma all'interno del gioco a questo punto. Ma per farvi un'infarinatura adesso, ogni nano parte con 10 punti abilità, come potete vedere, e questi punti abilità hanno 5 ogni caratteristica, come potete vedere. Questi sono tutti i lavori che possono fare, tutte le professioni militari a tutte le professioni anche di poeta, scrittore, pacificatore, consolatore, comedian, quindi anche i comici, il geografo, il leader, che è una cosa molto importante da avere, fino appunto a uno dei lavori più importanti, che è il minatore, lo scavatore, così come il taglialegna, eccetera eccetera eccetera. C'è di tutto e di più qua dentro, e con le freccine ci muoviamo, come potete vedere. Ad esempio, se il nostro Kogan, che è selezionato in questo momento, lo vogliamo far diventare un minatore, non ci basta nient'altro che premere più, e abbiamo speso in basso
qua vedete che ci sono 400 punti, questi sono i punti iniziali che sono standard. Quando create il mondo potete decidere se dare più o meno punti, tra l'altro, e qua possiamo appunto decidere di dare un punticino a lui e diventa un minatore novizio, oppure adeguato, oppure competente, oppure con qualche competenza in più, proficiente, e possiamo arrivare fino a proficiente. Alcune delle caratteristiche possono arrivare fino al Grand Master, e appunto se continua a scavare impara a scavare, quindi fa esperienza al singolo nano. Quindi ci sono tante cose che possiamo dare, possiamo sistemarle così. Di solito ho visto, tra l'altro possiamo anche toglierne di caratteristiche, almeno non qua, ma di solito possiamo toglierne per sistemare alcune di queste cose. Di solito, come vi dicevo, si fa in modo da avere, o meno, ho visto tante build, e una delle build più facili per sopravvivere è avere due minatori, uno che poi si specializza nel tagliare la legna e uno che si specializza nel tagliare la pietra, e che hanno la caratteristiche invertite poi per la lavorazione. Quindi mentre uno taglia la legna, l'altro può usare la legna per fare qualcosa, e mentre uno taglia la pietra, l'altro può usare la pietra per fare qualcosa. Quindi uno diventa un intagliatore, l'altro diventa un costruttore di quello che ha tagliato l'altro. E quindi sono i primi due. Poi ce n'è uno che deve fare il leader della spedizione, quindi è quello che contratta, è quello che dà ordine agli altri, in sostanza, uno che cucina e uno che coltiva, e siamo arrivati già a 5, e altri due, di cui uno di solito è un po' più militare degli altri, quindi è quello che difende gli altri, l'eroe della situazione, il campione della situazione, e un altro ancora che può essere o il dottore della spedizione o un altro tipo di potrebbe essere, non so, il sarto, oppure un lavoro insomma che aiuta gli altri, ma che è comunque potrebbe essere il sarto, forse, ecco, una delle cose. Poi a seconda del tipo di start che avete, dove siete, magari avete bisogno di, anziché aver bisogno di un cacciatore per cacciare le prede, avete bisogno di uno che coltivi, oppure avete bisogno di un pescatore che sappia pescare perché c'è un fiume lì vicino. Potete fare quello che volete, insomma, con queste cose, ma più o meno per soddisfare i bisogni iniziali direi che partire con 7 persone che sanno solo fare la carta la vedo un po' dura, però si potrebbe anche fare, così come partire con 7 meccanici se non abbiamo ingranaggi da mettere in mezzo, come facciamo. E quindi insomma alcune professioni sono più prioritarie rispetto a altre, e qua vi organizzate come volete. L'altra grande cosa da poter personalizzare, se premete tab arrivate a quelle che sono gli oggetti, e qua si apre un mondo infinito di cose che potete personalizzare. Questo è l'equipaggiamento standard che vedete, ci sono 2 copper picks, quindi 2 picconi, 2 asce, una per combattimento di solito e una per tagliare la legna, una incudine che è una delle cose più importanti di tutto quanto il gioco, così come lo è il rum, così come lo è la birra, così come sono i semi da poter piantare, perché i semi di queste cose qua servono appunto per coltivare le cose, e ognuna ha le sue caratteristiche, poi entreremo nei dettagli quando parleremo di agricoltura nel tutorial effettivo, e un sacco di altre cose che vedete qua, cibo e del qualche elmetto per poter portare, qualche, insomma, le provviste iniziali, così come c'è tutta questa roba in più da poter portare. Volete portarvi dei cani, dei gatti, delle scimmie, di tutto e di più, potete portarvi di animali che trovate appunto qua. Potete portarvi dei lama, potete portarvi l'alpaca, c'è di tutto e di più di qualsiasi cosa, ovviamente qua, perché possiamo anche avere un maschietto e una femminuccia che si mettono insieme e fanno anche tanti bei figlioletti che poi date al macellaio per tirar fuori un po' di carne, e quindi insomma potete fare un po' di allevamento in questa maniera. Qui si apre veramente un mondo, non mi addentro oltre perché sarebbe troppo lungo questo video. Quello che piace fare a me piuttosto è appunto usare una delle cose iniziali, e poi quando avete fatto potete premere Embark.
questo caso mi dirà che ci sono dei punti che non ho speso, perché appunto siamo nel prepare your journey carefully, ma vediamo che cosa succede quando in realtà abbiamo tutto. Se vediamo velocemente il Nebulatron, così possiamo vedere i 7 nani che vengono generati in questo caso, c'è un nano che è più minatore e sa usare anche qualcosina di skill di organizzazione, ma semplicemente per poter gestire effettivamente come scavare. Poi ce n'è un altro che è anche lui è minatore, ma sa fare anche qualcosina col legno. E oltre a questo è anche un po' record keeper, quindi è uno che scrive, che sa un po' far di conto, diciamo. Poi ce n'è un altro, questo qui è quello che va a piantare, quindi è il contadino in sostanza, che è anche un po' il commerciante della situazione. Poi ce n'è un altro che è il quarto nano, lui è il carpentiere della situazione, quindi quello è l'architetto, chiamiamolo così, quindi è disciplinato, sa anche diagnosticare ferite, ma è un altro discorso, e appunto è carpentiere e soprattutto è quello che sa un po' l'architetto della situazione, come dicevo. Ce n'è un altro invece che è il butcher, il tanner, il macellaio della situazione, che sa anche usare la balestra, quindi è un pochino quello più rissoso, diciamo, del gruppo, e appunto è anche un po' un wrestler, quindi immaginatevi questo tipo un po' più nerboruto. Poi ce n'è un altro di nano che è il mason, il muratore della situazione, che è anche il meccanico, quindi è quello che si sporca le mani, diciamo, che sa fare questo. E l'ultimo nano invece è il woodcutter, quindi un altro taglialegna, anche un po' meccanico, e soprattutto è il cuoco della situazione, ma soprattutto è anche il leader. Quindi il leader diventa il cuoco in questo caso, quindi è una cosa che mi piace molto, perché dà già molta personalità a tutti quanti. Detto questo, se andiamo invece sotto gli oggetti, questi sono gli oggetti che ci portiamo dietro, non c'è tanta roba, tra l'altro non c'erano abbastanza punti, quindi alcune mi sono portato dietro qualche turche in più, qualche tacchino in più. Quindi partiamo con un po' di tacchini, fatemi vedere, c'è un cane da caccia, quattro cani, di cui uno è da caccia, ci sono un po' di gatti e penso basta. Poi ci sono altre cose che vi fanno portare dietro, ad esempio le mucche, eccetera, eccetera. Ma premendo E mi dice c'è ancora un punto che puoi utilizzare, ma freghiamocene, e facendo enter adesso ci mette un attimo a caricare, non ci mette tantissimo perché comunque si tratta di un'area 4x4 e dovremmo partire con la nostra partita. E appunto viene dopo il messaggio di benvenuto, che andremo a leggere più con calma più avanti, questa è finalmente la schermata di gioco. Eccoci. L'ultima cosa che vi dico, siamo finalmente alla schermata di gioco. L'ultima cosa che vi dico prima di salutarci per questo episodio e vederci nel prossimo, dove tratteremo ancora più nel dettaglio. Stiamo pian piano arrivando al micro. Ci abbiamo messo 6 episodi, ma abbiamo finalmente avviato una partita nella modalità Dwarf Fortress. Velocissimamente, l'unica cosa che vi posso mostrare è questa schermata. A me non piace in questa visualizzazione qua, c'è una mappa generale sulla destra ma occupa un po' di spazio, quindi premendo semplicemente tab possiamo tirarla via e vedremo che cosa mettere al suo posto. Ci sono altre visualizzazioni, come vedete c'è questa che è un po' più grande con il menu delle cose da fare più piccolo, c'è questa dove vediamo solo senza il menu, e questa invece che ha la minimappa. Io di solito gioco con questa perché mi dà la possibilità di guardare tutto quello che possiamo fare, le designation, queste le vedremo nel tutorial approfondito. E qua abbiamo appunto il nostro caravan iniziale, possiamo anche fare uno zoom per vedere effettivamente chi c'è qua. Ci sono i nostri 7 nani, come potete vedere c'è un cacciatore, un miner, un carpenter, qua ci sono un po' di yak, come potete vedere nella visualizzazione Space Fox, sono carinissimi questi personaggi, il nostro muratore, no, l'altro miner, quindi sono i due personaggi. Qua c'è un hunting dog, bello perché a quanto pare è verde, c'ha la bandana tipo tartaruga ninja. E questo è quanto, ci vediamo allora al prossimo episodio, dove andremo a conoscere meglio questi nani, diciamo, che ho generato, e vedremo anche tante tante altre cose. Io sono Ace the Brave, vi ringrazio ancora della visione, se siete arrivati fino a questo punto siete dei gran geni, e ci vediamo alla prossima. Namaste, be brave.